Ciao, signori della giuria, oggi pulirò la sala e poi parleremo di altro, è una sorpresa. Sono stata 2 o 3 giorni rinchiusa in casa perché dovevo, come avevo detto nell'altro video, ho dovuto rimettere tutto a posto cassette, ho dovuto pulire pavimenti, lustrare, insomma mi sono messa di buzzo buono, ho fatto diciamo le pulizie estive. E sono a buon punto, ancora però devo finire. La casa è grande, c'è anche tutte le terrazze e oggi appunto devo pulire la sala e cerco di fare la mattina perché poi è un caldo la sera e sono veramente schiantata in terra, quindi cerco sempre di fare tutto entro la mattina e le ore sono pochissime perché tra fare la colazione, tra pulire la cucina, rigovernare la colazione e tutto, ci rimane veramente poco. Comincio con lo spostare le sedie e le si mettano tutte in fila per tre, così. Quindi metto tutte le sedie. E qualcheduno mi ha chiesto le esterne, ragazzi. Le esterne in questi giorni non le faccio. Firenze di luglio-agosto ha veramente delle temperature altissime, sfiorano i 35-36 gradi. Quindi io sinceramente mi sento poco di fare le esterne in questi giorni, appunto di grande caldo. Oltretutto che i posti sono sempre soliti perché non avendo un'auto non mi posso spostare più di tanto, c'è il solito centro, accaldato da morire pieno di turisti, e poi che c'è da vedere? Beh, i soliti palazzi, le solite strade, e poi c'è il solito parco delle cascine, cioè raramente posso spostarmi e andare in altri posti. Quindi. E poi sai, il mio canale, devo dire la verità, è nato non tanto per fare le urbes, per fare queste cose qui, quanto per fare video da interni, cioè non è che mi piace tanto spostarmi da una parte all'altra a fare scorribande, a fare avventure, cioè diciamo il mio canale è nato per parlare di argomenti dentro la casa, indoor, non tanto outdoor. Continuiamo a ammassare tutte le sedie, va? È il trenino dell'amore che fa ciuffe ciuff, è il trenino dell'amore che fa ciuffe ciuff. È il trenino dell'amore che fa ciuffe ciuff. Oh, chi sarà? Telefono, scusate un attimo. A proposito di trenino dell'amore, ve lo ricordate quello sketch di Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, quando appunto la voleva che aveva trasformato la cassa come se fosse un treno e poi appunto la continuava a dire questo ritornello, è il trenino dell'amore che fa ciuffe ciuff, è il trenino dell'amore che fa ciuffe ciuff, e che qui dal mondo fuoraccio voleva dormire e non ne poteva più, che l'aveva fatto anche andare a letto in quel lettino e non c'entrava neanche stretto e senza cenare, e lei la ripeteva sempre, è il trenino dell'amore che fa ciuffe ciuff, è il trenino dell'amore che fa ciuffe ciuff, fuoraccio. Mi sono riguardata tutti questi film che fanno ridere, che ispirano l'estate, così insomma, un po' per svagarsi. Totò, ho visto Signori si nasce e io lo nacqui. E poi ho visto appunto anche gli sketch di Sandra e Raimondo. E qui ho fatto davvero il trenino e siamo tutti in fila per tre, eh? E si fa tutti il trenino qui, mi sa, eh? Vabbè. Eccomi qui, pronta per pulire i pavimenti. Mi sono messa questo tipo turbante in testa per non dare noia, perché non mi diano noia i capelli. E adesso c'ho il mocio, pronti a pulire. Mocio in mano, turbante in testa, pronti, attenti, via alle nostre pulizie. A proposito
proposito di fare, 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 agire, agire e non stare fermi un attimo, voglio parlarvi del karma. Cosa ne penso io del karma in pochi minuti, perché se no non ho abbastanza memoria. E il karma vuol dire azioni, compito, obbligo, ed è una parola indiana. Infatti il karma viene dalla religione indiana, dal buddismo, insomma tutte le religioni orientali, che dicano che ad ogni azione che facciamo c'è una sua conseguenza, è tutto legato. Per esempio, se io faccio il bene, se opero e lavoro tanto al fine di aiutare gli altri, prima o poi ci sarà una conseguenza buona, che tutto il bene che ho fatto agli altri ritornerà, però non si sa quando, sulla terra però, tutto entro la nostra vita. Nella vita prima o poi il bene ritornerà. Se invece qualcheduno mi dà del male, mi fa tanto soffrire, prima o poi questa persona avrà la sua punizione. Io ho capito così, primo, insomma, praticamente è la frase di Gesù che dice il semina il seme buono andrà sulla terra buona, ci sarà raccolto buono. Praticamente il karma è un po' così, però se io credo al karma, allora, Gesù ha detto che anche chi ci dà del male, non dobbiamo noi sperare che questa persona poi riceverà il male. Il karma mi sembra più una cosa come occhio per occhio, dente per dente. Tu mi hai fatto male, prima o poi il male ti ricadrà su di te. Ma Gesù ha detto di perdonare, ha detto che non si deve augurare agli altri il male, anche se loro ci hanno fatto male. Quindi non sono molto d'accordo col karma. E poi non è detto che durante la vita terrena, se noi abbiamo seminato il bene, ci sarà il bene, perché Gesù parla più che altro della vita ultraterrena, che i frutti ci saranno dopo morti. Lui non parla di questa vita. Quindi non è tanto consone con la religione cattolica, con le parole che dice Gesù, il karma, perché non bisognerebbe mai sperare che gli altri che ci danno il male, che poi ricevano il male. Bisognerebbe che anche se gli altri seminano il male, poi tu gli devi dare il bene, capito? Quindi il karma mi sembra più una cosa come un po' la religione ebraica prima, occhio per occhio, dente per dente, chi la fa l'aspetti, cosa che invece noi, poi cioè, è difficile perdonare, è veramente difficile e quindi se le persone ti hanno tanto fatto del male, cosa si fa? Niente. Però il male non gli si deve mai augurare. Se mi ha fatto tanto male, speriamo che il male ricadrà su di te, effetto boomerang, ecco, non si deve dire così. Però se una persona ti ha fatto tanto male, com'è possibile non sperare in una giustizia terrena? Niente, non gli speri né nel, cioè non gli auguri né il male né il bene, niente, la lasci fare, ognuno per conto suo, e aspettiamo che sia Dio a dare giustizia. Ma probabilmente la giustizia di Dio non è su questa terra, ma nell'altra. E poi vabbè, Dio dice di perdonare i nostri nemici mille volte, quindi il karma non si attecchisce molto nella capito? E quindi, e poi appunto non è detto che se uno fa tanto poi riceverà tanto nella vita, perché Dio a volte ti dà nell'altra vita, quindi magari ti dà di sgobbare tanto in questa, di soffrire tanto e di morire senza che ti abbia ridato nulla. Io credo anche molto nel destino, perché se uno è fortunato, allora tutto quello che fa riceverà, ma se uno c'ha molta sfiga, mi sa che uno sgobba, fa e ottiene solamente calci nel sederotto. Secondo me, io sono molto fatalista e bisogna nascere su una buona stella. Comunque,
Ora con questo turbante mi fai un'indiana davvero. E niente, non credo molto nel karma io, anche perché appunto il karma non è della mia religione, io sono cattolica, il karma è indiano. Poi se c'è altre caratteristiche del karma che io non ho capito, per favore ditemelo perché non lo conosco molto molto questo karma, quindi può darsi che abbia anche sbagliato, Ho da darvi delle critiche finali. Allora, smettetela una volta per tutte di mettermi contro, di far continuare questa saga. E gli hanno chiuso il canale a Matteo per lunare, e qui e là. Basta, lo sapete io come la penso. Basta questa saga. Volete continuare queste pagliacciate? A rompere coglioni, ma non a me, ok? Tanto è inutile e non mi dà e smettetela di darmi il male, perché io non faccio quello che volete voi, ma voi, ma che siete matti, eh? Iperione Company, ora basta, ora basta, signori, basta, perché sapete io come la penso. Mi sono rotta le balle, ognuno la pensa come gli pare, eh? No, voi non dovete convincermi di niente, dovete smetterla o sta saga, ci avete rotto le balle ci avete rotto, ok? Quindi non ho rancore, non mi arrabbio più di tanto, però il gioco è bello quando dura poco, eh? Giocare a rompere le palle adesso basta, perché io ho le mie idee, ho le mie preferenze su certi youtuber, è inutile che cercate di convincermi, perché non convincerete proprio nessuno, cari signori, ok? Allora, mi raccomando, continuate a mettere i like ammosciati, mi raccomando, vi piace tanto essere ammosciati, che vi devo dire, e vincerò il campionato dei dislike. Ok? Vabbè, aspetta, andiamo alla luce qui che se no sembra una cozza. Oh. Vi saluto, mi levo il turbante e vi saluto. Ciao ciao, alla Guardate un prossima. po' che fine ha fatto il mio girasole, l'ho messo a seccare qui e metto sempre tutti i miei raccolti, ecco il mio raccolto, vedi? Queste sono spighe di grano che ho coltivato 2 o 3 anni fa, quindi tutti i fiori via via io li metto qui dentro, li faccio seccare e poi così li metto in questo vasino, sono tutti raccolti e anche il girasole, vedi? Ormai è diventato così, la natura fa il suo corso, vero cicciolo? So con la vita. Cino. E quindi ho il ricordo del mio girasole, lo lascio qui seccare. Allora, vorrei salutare tutti quelli che mi mettono like, che mi sostengono, che fanno dei commenti molto belli. Quindi saluto di nuovo SpiderTube, Teo Kilo, saluto anche Ciccio Bello, fa un po' dell'ironia, vabbè. Può andar bene, la moglie di Birga Pontazza in Disprucchi, saluto Giuseppe Infantino, saluto Lalino 70, poi saluto, vabbè, saluto anche i miei hater, risaluto di nuovo Akira Fudo, che mi sembra che abbiamo fatto delle conversazioni un pochino più educate e sensate. Poi saluto, vabbè, saluto anche Mauri Barbadura perché non provo rancore per lui. Poi saluto Gennaro Gelmini che ha sempre lottato per la pace, per tutto. Poi saluto tutti quanti. Saluto anche chi mi mette dislike. E poi un saluto particolare lo volevo dare a Giovanni Ricomini, mi ha fatto partecipare alla sua live, che c'era anche il moralizzatore, c'era il Mike,
Dottor Thomas, eravamo in tanti, Cinzia SC, saluto anche Cinzia SC, è simpaticissima, c'erano tante persone e Giovanni mi ha dato la possibilità di partecipare alla sua live. Io penso che anche lui creda nel karma, mi pare, che ci credete parecchi di voi. E a proposito di karma, voglio salutare anche Renzo con la Meo, perché so che lui crede molto nel karma. Io anch'io un po' credo nel karma che c'entra, però io più che altro credo a Padre Pio e credo a Don Bosco, eh? E forse prima o poi questo karma ci sarà. Ci sarà, però probabilmente più nell'altra vita che in questa. Va bene, un saluto speciale a tutti voi. Mi raccomando, non litighiamo più, cibiamoci solamente di cose sane, che è estate, c'è bisogno di mare, di tutto. Un saluto comunque anche a Leon Kennedy, anche se mi ha fatto molto penare, però lo saluto lo stesso, e saluto anche cugino Luca Taccagno, va? Salutiamo tutti, via, ciao ciao ciao. Ora è lì che credevi che mi fossi scordata di te? No, 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 no. Un saluto speciale a Morelic 777. Grazie di tutto, Morelic. Ciao, ciao, ciao.